Nulla, noi avevamo un po' bevuto, ci stavamo abbracciando, ci stavamo dando un bacio, sai, le carinerie dell'ultimo ora, e a un certo punto sono sbucati dalla via laterale questo gruppetto di 5, 6, 7 ragazzi, non mi ricordo, tutti con un'età compresa tra i 20 e i 25 anni, piuttosto giovani, tra altre cose presumo fossero tutti italiani, perché non c'è stata neanche la possibilità di interloquire un minuto, perché loro hanno incominciato a offenderci. Offesi di vari tipi, tipo Froci, Froci di merda, fidanzatini, vi date bacini, allorché io a un certo punto, dopo un po' stavamo proseguendo a dritto, siccome ci eravamo dietro mi sono girato e uno di loro ha detto, non che problema hai? Nel momento in cui ho detto questa frase, quelli che erano dietro mi sono saltati addosso, hanno cominciato a darmi una scarica di cazzotti, io ovviamente essendoci sei persone addosso a me, prima cosa che ho fatto è farmi la testa, e è intervenuto poi il mio ragazzo tentando di separarci e ha ricevuto un pugno nel viso. A quel punto loro sono scappati. Noi per un certo momento abbiamo provato a inseguirli e contemporaneamente abbiamo chiamato i carabinieri. Il problema è che io ero, tipo mi hanno dato un cazzotto nel naso per cui stavo versando troppo sangue, non riuscivo a correre. E i carabinieri ci hanno detto di fermarci dove eravamo. Loro hanno imbucato gli altri vecchietti, sono scomparsi e noi praticamente abbiamo proceduto fino alla piazza della stazione, di fronte a McDonald's, dove ci hanno caricato i carabinieri e hanno chiamato l'ambulanza e di lì siamo andati all'ospedale. Perché ho ricevuto almeno una decina di cazzotti, fondamentalmente mi ha fatto un'infrazione al naso, un'ematoma alla gamba e un po' di lividi che adesso ho riassorbiti. Però il mio ragazzo ha preso un cazzotto in faccia e gli hanno spaccato lo zigomo.